Altra domenica stessa storia, il Lanciano continua ad esagerare, imponendosi per 4-0 sullo Scafa nella 25esima giornata, incamerando la 22esima vittoria stagionale e il nono successo consecutivo, settimo su 7 partite del 2019. Superiorità palese al Biondi e occasioni a ripetizione sin dai primi minuti. Il vantaggio si concretizza al quarto d'ora con un delizioso pallonetto di Capitan Di Gennaro su invito da metà campo di De Santis per il centravanti e il nono gol in campionato. Rossoneri che pigiano sull'acceleratore, ancora protagonisti con ghiotte occasioni da rete. Sul finire di frazione ecco il bis, Sardella conclude nel migliore dei modi un bellissimo triangolo con Di Gennaro accomodando in rete di piatto destro. Nella ripresa lo Scafa reagisce al pronti via, ma è la capolista a chiudere la partita col tris. Sardella trafigge l'estremo ospite all'angolino dopo una cavalcata di 30 metri palla al piede. Minuto 34 ed ecco il poker. La Selva a ridosso dell'area di rigore salta un difensore, conclude in caduta a rete. Game over, coi minuti finali che potrebbero alimentare ulteriormente il parziale con almeno altre due grandi occasioni lancianesi. A 9 giornate dalla fine del campionato, il Lanciano è sempre al comando solitario, con distacco invariato sulla Bacigalupo Vastomarina, vittoriosa nel match interno contro il Passo Cordone. E domenica prossima, trasferta per i lancianesi a Sulmona. È stato un buon match, abbiamo trovato davanti una squadra ben messa in campo, anche se aveva qualche difficoltà, nel senso che aveva qualche uomo in meno perché gli mancavano almeno 2-3 giocatori a loro. E devo dire che hanno dato il massimo e siamo stati anche un po' fortunati perché all'inizio c'è stata sfuggita una palla e potevano far gol, insomma, però sono venuti qua e ci hanno messo anche in difficoltà, però noi dobbiamo guardare a noi, dobbiamo guardare il fatto che dobbiamo fare il risultato. L'ho detto anche ai stessi ragazzi che non interessa a noi quello che fanno le altre squadre, ma interessa quello che facciamo noi in campo e con le vittorie, ecco. E oggi era importante continuare questa fascia positiva perché sappiamo che comunque quegli altri dietro non mollano.